Battaria Nova, costituita la sezione Col Diretti. Cinque Frondi, resoconto politico del triennio di Coria. Palmi, dipinto dedicato alla Madonna della Lettera. Omicidio Molè, nuovi sviluppi. Guardia di Finanza intercetta veliero con 31 migranti, fermati due scafisti. Strattona una donna vicino alla questura, fermato 41enne per atti persecutori aggravati. Stalking, tunisino arrestato dalla squadra mobile di Cosenza. Incendio in abitazione, intervento dei vigili del fuoco a Nocera Terinese. Omicidio Matteo Vinci, la madre denuncia il ministero, rimarcata l'esigenza di un servizio di tutela per la donna. Pippo Callipo rinviato a giudizio per omicidio colposo, dovrà rispondere della morte di un suo dipendente. La prefettura dà l'ok all'intitolazione del lungomare di Roccella alla memoria di Sisinio Zito. Il 1 giugno, conferenza stampa di presentazione del progetto Meta Roccella. Buonasera e benvenuti all'edizione odierna di Piana News. Taurea Nova. Il 24 maggio 2018 si è svolta l'assemblea dei soci Col Diretti di Taurea Nova. All'ordine del giorno la costituzione della sezione e l'elezione degli organi. Hanno partecipato il direttore provinciale Pietro Sirianni, il vicedirettore Antonio Maesano, il vicepresidente Domenico Lazzaro e il presidente della sezione Col Diretti di Cittanova, Girolamo Giovinazzo. È stato eletto presidente il 24enne imprenditore agricolo zootecnico Carmelo Andrea Cifalù. Il neopresidente Cifalù, di provata esperienza e capacità, saprà ben rappresentare le esigenze del territorio e creare un rapporto sinergico con la federazione provinciale, al fine di trovare soluzioni alle esigenze di un'area agricola vocata. Nella stessa seduta sono stati eletti i componenti del Consiglio della sezione: Forgetti Domenico, Galluccio Girolamo, Monterosso Mattia, Ventrici Angelo. L'amministrazione comunale di Cinque Frondi, dopo 3 anni dall'insediamento, ritiene necessario incontrare i cittadini per un rendiconto politico e amministrativo delle cose finora fatte e di quelle che presto prenderanno il via, ritenendo il confronto con i cittadini unico vero strumento democratico. Per questi motivi, venerdì 1 giugno, in Piazza della Repubblica alle ore 18, Rinascita promuove un'assemblea, utile anche per chiarire molti aspetti politico e amministrativi che fino ad ora, nella percezione della gente, ci sembrano volutamente confusi e mistificati da chi ne ha interesse. Giovedì 31 maggio avrà luogo l'inaugurazione del nuovo dipinto dedicato alla Santissima Vergine Madonna della Lettera, patrona della città di Palmi. La nuova immagine, che decorerà la facciata esterna del Salone Pio X, posta sul piazzale della Chiesa Matrice, è stata fortemente voluta dal parroco della Chiesa Concattedrale Diocesana, Don Silvio Mesiti. L'immagine della Madonna occuperà lo stesso spazio precedentemente occupato dalla vecchia figura, anch'essa dedicata alla Vergine della Lettera, ormai deteriorata dalle intemperie e dal trascorrere del tempo. Il programma prevede, a partire dalle ore 19, la benedizione per le famiglie e la celebrazione della Santa Messa. A seguire, alle ore 20, avrà luogo l'inaugurazione dell'opera. Ci sono nuovi sviluppi per quanto riguarda l'omicidio Molè, il servizio del nostro inviato. Da un articolo di Gazzetta del Sud di qualche tempo fa, secondo il pentito canale, gli esecutori del delitto Molè sono stati Massimo Bevilacqua, detto Giacchetta, Luciano Macri, detto Unigro, e Carmelo Bevilacqua, detto Occhio Grosso. L'omicidio di cui parla il pentito canale è il delitto che ha cambiato gli assetti dell'Ndrangheta Gioia Tauro nella Piana, quello di Rocco Molè, avvenuto il 1 febbraio 2008.
È da 10 anni che la procura antimafia indaga per risalire ad esecutore e mandanti dell'omicidio Molè, che fino al giorno prima aveva dettato legge insieme ai cugini Peromalli. Sulla veridicità delle dichiarazioni di Canale indaga la DDA per trovare riscontri e risolvere il delitto che ha cambiato gli assetti criminali di Gioia Tauro. Un veliero con a bordo 31 migranti è stato intercettato e bloccato dai finanzieri di un guardacoste della sezione operativa navale di Crotone, che hanno anche sottoposto a fermo i due presunti scafisti, uno ucraino e uno azero. Un guardacoste della sezione navale della Guardia di Finanza di Crotone nei giorni scorsi ha intercettato e fermato una barca a vela carica di migranti. Il natante, proveniente dalla Turchia, battente bandiera tedesca e denominato Svea, difficilmente sospettabile perché mimetizzato tra il traffico comune da diporto, è stato intercettato dai sistemi di scoperta del mezzo navale del corpo quando si trovava al largo della costa pitagorica. Il pronto intervento di un'unità ha permesso di fermare e abbordare il veliero, dove oltre a due uomini dell'equipaggio, di nazionalità ucraina ed azera, erano presenti 31 migranti irregolari, tra cui 5 donne e altrettanti minori, tutti stipati sotto coperta in condizioni disumane. Il veliero è stato condotto nel porto di Crotone, dove ad aspettare gli stranieri era già operativo il dispositivo deputato alle procedure di accoglienza, che ha visto impegnate le varie forze di polizia, Croce Rossa e personale 118, sotto il coordinamento della prefettura. Contestualmente gli uomini della sezione navale del capoluogo, coadiuvati dai finanzieri del comando provinciale e dalla squadra mobile, hanno fermato i presunti scafisti, due uomini di 21 e 38 anni, per il reato di favoreggiamento aggravato all'immigrazione clandestina, avendo presumibilmente condotto i migranti alla Turchia fino alle coste italiane, facendosi per questo pagare in denaro. I due sono stati condotti nella cassa circondariale del capoluogo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha diretto le indagini, mentre il veliero è stato sequestrato. Cosenza. Un 41enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura per atti persecutori aggravati. È stato un passante ad allertare gli agenti del corpo di guardia della questura che poco lontano c'era un uomo che inveiva e strattonava una donna. Sul posto è subito intervenuta una volante, il cui equipaggio ha notato l'uomo bloccare la vittima per impedirle di raggiungere la questura. La donna, palesemente terrorizzata, è stata rassicurata e sin da subito ha espresso la volontà di formalizzare la denuncia nei confronti dell'uomo, che nel frattempo è stato sottoposto ai controlli di routine e accompagnato in ufficio per le formalità di rito. La donna, in sede di denuncia, ha riferito che già in passato era stata vittima delle violenze da parte dell'uomo, ma che in udienza aveva rimesso la querela, perché a dire del difensore dell'uomo rischiava di perdere il lavoro. Poco dopo però l'uomo era tornato ad avere condotte ancora più violente. Rimaniamo a Cosenza. Ieri la squadra mobile di Cosenza ha arrestato a Lattarico Nasreddin Kredl Ben Amor, tunisino di 54 anni, in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di stalking. Le indagini, avviate nello scorso mese di aprile, sono partite dalla denuncia presentata in questura da una donna che si occupa di consulenza del lavoro per cittadini italiani e stranieri in un'agenzia di Cosenza. Dagli accertamenti è emerso che Ben Amor, dal novembre scorso, aveva cominciato un insistente invio di messaggi alla donna, dal contenuto sempre più macabro, con immagini oscene, nonché coltelli, mannaie e carni crude tagliate a pezzi. Infine le ha inviato anche un video in cui si vedeva un uomo che veniva scuoiato vivo. Le donne, ha detto il questore Giancarlo Conticchio, devono avere il coraggio di denunciare sempre e comunque ogni sopruso. Incendio in un'abitazione nel comune di Nocera Terinese, villaggio Nuova Temesa. L'appartamento, posto al secondo piano dello stabile, adibito ad abitazione ad uso estivo, era disabitato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, con supporto di autobotte e autoscala. All'interno dell'abitazione trovata, avvolta dalle fiamme, una bombola di GPL che prontamente veniva posta in sicurezza. Una denuncia contro la prefettura di Vibo Valentia, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Vibo Valentia e il Ministero dell'Interno è stata presentata da Rosaria Scarpulla, madre di Matteo Vinci, il 42enne ucciso all'Imbadi il 9 aprile scorso a causa di una bomba collocata sotto la sua automobile. A presentare la denuncia è stato il legale della donna, l'avvocato Giuseppe De Pace.
Oggetto dell'esposto la mancata attivazione del servizio di scorta a tutela della donna, che viene ritenuta dal suo legale in imminente, concreto e attuale pericolo di vita. Omicidio colposo, questo è il reato per il quale il GUP del Tribunale di Vibo Valentia ha rinviato a giudizio Pippo Callipo, il noto amministratore della società della Giacinto Callipo Conserva Alimentari S.p.A. Il rinvio a giudizio nei confronti di Pippo Callipo è stato deciso dal giudice per la morte di Antonio Gagliotti, l'operaio 49enne di Pizzo, deceduto a Catanzaro dopo 10 giorni di coma a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto il 3 dicembre 2015 in un locale dell'azienda specializzata nella lavorazione del tonno. Il processo nei confronti di Pippo Callipo, difeso dall'avvocato Marcello Colloca, si aprirà il 20 settembre dinanzi al Tribunale di Vibo. L'accusa contesta all'imprenditore negligenza, imprudenza e imperizia, nonché in osservanza della normativa antinfortunistica, nel reato di omicidio colposo. Antonio Gagliotti è deceduto mentre stava sostituendo i vetri nel capannone dello stabilimento dell'azienda Callipo, precipitando da 5 metri, in assenza, secondo i carabinieri e il PM, delle cinture di sicurezza e di adeguati sistemi di protezione. La Prefettura di Reggio Calabria ha autorizzato il Comune di Roccella Ionica a intitolare il lungomare cittadino, nel tratto compreso tra la rotonda lato sud e l'incrocio con l'innesto alla statale 106, alla memoria dell'ex parlamentare e sindaco Sisinio Zito, scomparso il 6 luglio 2016. La richiesta di intitolazione era stata presentata dal sindaco e dalla giunta roccellese, a seguito di una delibera del Consiglio Comunale e di una successiva delibera della giunta municipale, per perpetuare il ricordo della figura di Sisinio Zito, senatore della Repubblica, ideatore e fondatore del Roccella Jazz Festival e sindaco della cittadina dal 1999 al 2009, nonché la sua opera e il suo impegno a favore di Roccella per le future generazioni. L'amministrazione comunale di Roccella Ionica ringrazia la Prefettura di Reggio Calabria per la sensibilità dimostrata nell'accogliere una proposta che stava particolarmente a cuore alla cittadinanza. Un progetto finalizzato alla creazione di un'offerta turistica variegata che valorizzi le eccellenze di Roccella Ionica e del suo comprensorio e vada incontro alle diverse esigenze e ai vari interessi dei cittadini e turisti in vista della stagione 2018. È il progetto Meta Roccella, messo a punto dal Comune di Roccella Ionica e dal Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie, con la collaborazione di diversi partner, in concomitanza con la festa della Madonna delle Grazie, che tradizionalmente si svolge nella cittadina ionica nella prima decade di luglio. Musica, enogastronomia, tradizioni e arte sono questi i punti chiave del progetto, da cui deriva l'acronimo META, che dal 23 giugno al 15 luglio offrirà un ricco calendario di manifestazioni culturali e ludiche, eventi religiosi, concerti, laboratori ed escursioni nel territorio. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa al Convento dei Minimi venerdì 1 giugno alle ore 17 dalla consigliera comunale con delega al turismo Carmen Ingrati e del presidente del comitato Festa Maria Santissima delle Grazie Francesco Ursino. Interverranno alla conferenza anche altri rappresentanti istituzionali e partner del progetto. Queste e altre notizie le potete trovare sul sito pianoinforma.it. Vi diamo appuntamento a domani, l'edizione di Piana News si conclude qui. Buona serata.